Se ti hanno chiesto di aggiungere alcune righe al file hosts, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e in questo video, super rapido, dritto al punto, voglio mostrarti proprio come modificare il file hosts col tuo PC Windows 10 oppure Windows 11. Questo vuole essere un video davvero molto pratico, di conseguenza non voglio tediarti con tutti i dettagli tecnici. Per i nostri scopi basta sapere che la modifica al file hosts ti permette di visualizzare un determinato sito, come ad esempio io ho scelto per il nostro esempio miosito.it, ma chiaramente è il sito che ti viene indicato nel file hosts dal tuo tecnico, richiedendolo all'indirizzo IP di un determinato server. Quindi in particolare immagina che ci possono essere diversi computer in giro per il mondo che possono erogare questo sito. Tramite la modifica al file host che andremo a svolgere tra poco, appunto, richiederemo questo dominio a questo specifico computer. Ma basta parlare di teoria, se vuoi saperne di più ti rimando all'articolo che ho pubblicato su turbolab.it qualche tempo fa con tutte le informazioni sul file host. Ma passiamo direttamente al nostro PC con Windows 10, partiamo appunto da qui per vedere come procedere per modificare il file host. Quindi per prima cosa devi cliccare qua sul pulsante Start, lo riconosci perché è posizionato qui in basso a sinistra. A questo punto, una volta che ti si è aperto il pulsante Start, quello che devi fare è scrivere semplicemente Notepad, ok? Notepad, per trovare appunto il collegamento al blocco note. A questo punto fai molta attenzione perché c'è un passaggio critico, quello che devi fare è cliccare con il pulsante destro del mouse sul collegamento, ripeto, pulsante destro del mouse sul collegamento e selezionare esegui come amministratore. Ti verrà quindi richiesta questa conferma alla quale chiaramente devi rispondere di sì. Se invece il tuo PC utilizza Windows 11 la procedura è molto simile. Quello che devi fare appunto è andare qui sul tuo desktop, individuare il pulsante Start che in questo caso probabilmente sarà al centro del tuo schermo, cliccare appunto su Start e cercare come abbiamo fatto poco fa Notepad, ok? Anche in questo caso ti verrà mostrata l'opzione di avviare il blocco note. Ripeto ancora una volta, quello che devi fare è cliccare con il pulsante destro del mouse su questo collegamento e scegliere esegui come amministratore. Eccolo qua. Anche in questo caso ti verrà mostrata questa schermata di conferma che ti permette appunto di avviare il tuo blocco note. Da qui in avanti procederemo con Windows 11, ma la procedura è identica con qualsiasi versione di Windows tu stia utilizzando. La prima cosa da fare è cliccare qui sul comando File per poi scegliere Apri. Eccolo qua. Una volta che ti sei aperta questa schermata di selezione, clicca su questo PC, è l'icona che trovi qui alla sinistra. In caso non dovessi vederla, puoi scorrere la colonna perché probabilmente è un po' più in basso. Una volta cliccato questo PC, devi individuare l'icona che si chiama appunto disco locale C2. Ora non è detto che si chiami proprio disco locale, in alcuni casi potrebbe esserti mostrato solo l'identificativo C2. Comunque è il tuo disco interno del PC. Ora ti mostro un piccolo trucco, in caso non sia visualizzato, non riuscissi a trovare il disco C o questo PC, puoi anche spostarti qui dove c'è scritto nome file, battere C2 sulla tastiera seguito da invio per entrare appunto dentro al tuo disco locale. Quindi sarà proprio come se tu avessi selezionato disco locale C qui dal tuo da questo PC. Una volta entrato qui segui per Windows. A questo punto scorri la lista fino in basso fino ad individuare System32. Da questa lunga cartella quello che ti interessa trovare è la cartella Drivers, eccola qua, e all'interno della stessa vorrei entrare dentro ETC, eccolo qua. A questo punto probabilmente come nel mio caso siamo arrivati a destinazione ma non vediamo ancora un accidente, semplicemente perché dobbiamo visualizzare tutti i documenti e non solo quelli con estensione TXT come stiamo facendo in questo momento. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso, iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video! Allo scopo quello che devi fare è semplicemente cliccare qui su documenti di testo TXT e selezionare tutti i file. A questo punto, eccolo qua, ti appariranno una serie di file, quello che ti interessa è appunto il tuo file hosts, eccolo qua. Quindi quello che devi fare è semplicemente farci doppio clic sopra e ti si aprirà un file simile a questo.
A questo punto quello che devi fare è prendere l'email che ti ha inviato il tuo tecnico di fiducia, andare appunto a copiare tutta la riga che ti ha detto di aggiungere al file hosts. Quindi selezionala, copiala, torna quindi al file hosts, ecco qua facciamo un invio tanto per renderlo più leggibile e andiamo ad incollare esattamente quello che ci ha mandato il nostro amico qui nel nostro file hosts qui sotto, ok? A questo punto puoi procedere e fare file salva per salvare il documento così come l'hai modificato, per salvare il tuo file hosts. Se dovessi ricevere un errore significa che non hai avviato il blocco note come amministratore, come ti ho mostrato di fare poco fa. Bene, comunque in questo momento io ho salvato, non ci sono stati problemi e appunto il mio file hosts è stato modificato. Prima di andare avanti però voglio darti un paio di suggerimenti e indicazioni che ti trasformeranno in un esperto di file hosts. La primissima cosa che ti raccomando di fare è che se come in questo caso il tecnico ti ha mandato solo miosito.it, ti consiglio di aggiungere anche www.miosito.it. In questo modo quando andrai ad aprire il sito potrai aprirlo e quindi funzionerà correttamente sia che tu scriva miosito.it sia che tu scriva www.miosito.it. Voglio anche metterti in guardia da alcuni errori veramente grossolani che ho visto scrivere da alcune persone che si spacciavano per tecnici. In particolare ricorda che il tuo dominio deve essere appunto in questo formato, quindi generalmente miosito.it, tuaazienda.com, quello che è. Al massimo quello che ci può essere è un'indicazione come può essere www qui davanti oppure un altro nome di host come, non lo so, ad esempio potrebbe essere pippo.miosito.it. Tutto il resto sono delle aggiunte che non devono comparire. Ti faccio qualche esempio fra le più brutte bestialità che ho visto fare dai tecnici. In particolare, questo sito, appunto come ti ho detto, deve mostrare solo il dominio, quindi non ci deve essere alcuna barra in fondo al dominio che ti è stato mandato che devi inserire all'interno del tuo file hosts. Un'altra schifezza è indicare il percorso oltre al dominio. Anche questo magari sì, funziona, però oltre che essere una schifezza denota il fatto che il tecnico che ti ha scritto non ha la più pallida idea di quello che ti sta dicendo, quindi anche questo non ci deve essere. Un altro orrore è l'indicazione del protocollo qui davanti, quindi ricorda che anche in questo caso non deve esserci nessuna di questa schifezza. Quindi l'unico formato valido che devi ottenere alla fine è quello che ti ho mostrato qua sopra ed è appunto miosito.it oppure al massimo qualcosa.miosito.it senza nient'altro dopo. Mi raccomando, non aggiungere il protocollo, non aggiungere un percorso, non aggiungere nient'altro dopo al tuo dominio, anche se il tecnico ti ha detto di farlo. Credimi, non è corretto, magari faglielo notare e poi appunto correggi come ti ho mostrato poco fa. A questo punto siamo pronti per proseguire, quindi appunto ricordati ancora di aver salvato il tuo file hosts modificato, dopodiché lancia il tuo browser web che può essere appunto o Microsoft Edge come in questo caso oppure Chrome, Firefox o qualunque altra sia la tua scelta. A questo punto con il tuo file hosts modificato puoi appunto digitare il sito che vuoi visitare, quello che hai appunto inserito nel tuo file hosts, che nel nostro caso di esempio era appunto miosito.it. A questo punto puoi battere invio e probabilmente, non è detto, però probabilmente ti verrà mostrata una pagina di avviso come questa. Ora, nelle situazioni in cui viene richiesta la modifica del file hosts, generalmente questa pagina è sicura anche se così non sembra. Di nuovo, fai riferimento all'articolo che ti ho indicato per tutte le indicazioni. Però se atterri appunto davanti a questa pagina, la modifica del file hosts ti è stata richiesta da un tecnico di fiducia, puoi appunto cliccare avanzate, eccolo qua, e cliccare continua per proseguire. Se tutto è andato per il verso giusto potresti vedere appunto il tuo sito contattando appunto il server che hai indicato nel file hosts. Bene, da zanaditurbla.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie, grazie da avere un anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi Windows come oggi, ma anche Linux, Bitcoin, Internet, computer, eccetera, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti che trovi qua sotto e anche sulla piccola campanella che trovi di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!